Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sicuramente gli italiani, come chiunque abbia o vissuto o testimoniato una guerra oppure abbia memoria, non può che desiderare che anche questo conflitto finisca presto. Su come si troverà la via d'uscita ne discutiamo spessissimo anche con Lucio Caracciolo. Insomma, c'è un grande punto di domanda ancora, che resta un punto interrogativo anche per Draghi e il suo governo, perché non c'è dubbio che tra il neopacifista Salvini, il di nuovo putiniano Berlusconi e Conte, che si sta smarcando da settimane dalla linea del governo del quale fa parte, insomma, non si capisce bene chi rappresenti oggi questi 68% di italiani che vorrebbero che l'Europa fosse il broker della pace, subito. Ma è innegabile che quel 68% fa gola a tutti i partiti. Credere al Salvini pacifista si fa un po' fatica. Berlusconi paradossalmente è diventato più coerente adesso che non 3 mesi fa. Prima si parlava di non saper nominare Putin. Io da 3 mesi sorrido, si fa per dire, osservando i parlamentari di Forza Italia che condannano Putin come se il loro leader Berlusconi non fosse mai stato il miglior amico di Putin. Putin non più tardi di 8 giorni fa, quando ha fatto il famoso discorso del 9 maggio, aveva la cravatta che gli ha regalato Berlusconi, non che gliel'ho regalata io o voi. Quindi ricordiamoci chi era Berlusconi. Conte cerca di tornare al vecchio movimento 5 Stelle primigenio, originario, nato il 4 ottobre come San Francesco, gioca a fare il pacifista, lui lo è sul serio, qualche 5 Stelle forse un po' meno. Un dato che mi incuriosiva molto e che mi ha interessato molto di ciò che ha detto Caracciolo è questo fatto che la Russia sia così in difficoltà. Questo fatto, questo dato è molto importante secondo me anche in ottica di armi sì, armi no. Perché noi si è detto fino a pochi giorni fa, in qualche modo molti, non tutti, hanno detto tanto la Russia vince comunque, tanto la Russia ce la fa. Nel momento in cui arrivano queste notizie, quindi si ha la percezione che se si mandano più armi, il risultato è evidente, perché l'Ucraina è sempre messa meglio, è sempre più carica, è sempre più in forma, e c'è anche lo spauracchio minimo che la Russia possa perdere. Questo potrebbe spostare qualcosa anche nel dibattito sulle armi e conseguentemente anche se stare più vicini agli Stati Uniti o più vicini a Macron e alla posizione dell'Europa continentale, per voler semplificare. Mariolina Sattanino, tra l'altro sulle armi.